Una gara 3 difficilissima, come sono state purtroppo, cioè tutta la serie caratterizzata per la Fiorentina. Orzinuovi ha dato dimostrazione di essere davvero una delle squadre più attrezzate della categoria, ma nonostante questo, ecco, i Viola hanno dato battaglia per tutta la partita, come dimostrato anche in trasferta. Ma sì, in tutte e tre le partite abbiamo lottato, abbiamo dimostrato di stare in partita fino alla fine. Poi, come dicevi tu, io sono pienamente d'accordo, Orzinuovi è una corazzata, una squadra fortissima che merita probabilmente livelli superiori, diciamo, a questo campionato. Detto ciò, io sono davvero molto soddisfatto anche dei play-off, dove abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra e abbiamo dimostrato sul campo che abbiamo costruito una compagine con degli atleti, un coach, uno staff che sono stati davvero molto molto bravi. Io sono molto molto soddisfatto da questo punto di vista. Ecco, un'esperienza, una soddisfazione della legna in cascina che può essere di buon auspicio per il futuro, per il futuro prossimo e per la prossima stagione. Sì, abbiamo superato le nostre aspettative. Avevamo dichiarato di voler raggiungere i play-off, l'abbiamo raggiunti di slancio, arrivando quarti in classifica, anche nei play-off, sia con Faenza, dove siamo risultati vincenti in tre gare bellissime, con tanto pubblico, con tanta passione, con tanta attenzione, ma anche con Orzinuovi abbiamo dimostrato di essere una squadra che merita il posto che ha raggiunto in classifica. Ora, debbo ringraziare davvero di cuore, sinceramente, tutti i collaboratori, tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, da Antonio Fagotti, che è un collaboratore davvero preziosissimo e di qualità, al coach Nicolai, che ha dato una spinta fortissima, ha dato un contributo determinante, e a tutti i ragazzi, nessuno escluso, e a tutto lo staff. Un ringraziamento particolare voglio farlo al pubblico, che abbiamo visto nel corso della stagione ci è stato sempre più vicino e è stato sempre più numeroso, a dimostrazione del fatto che il fenomeno Fiorentina Basket, diciamo, è andato crescendo. Quindi una stagione, per quanto mi riguarda, da incorniciare, una stagione bellissima. Se devo fare un appunto, un neo, probabilmente mi aspettavo una risposta maggiore da parte della città di Firenze, delle forze economiche e complessivamente della città di Firenze, ma questo costituirà, diciamo, un punto di riflessione per quanto riguarda la prossima stagione che andremo a progettare.